Grazie al vostro impegno, domenica avete dato un po' illustro a questo cimitero di Modena, però a 5 giorni la spazzatura, questi sacchi sono ancora qui. Ma la cosa più grave è che l'assessore ha fatto un comunicato stampa, credo sabato, dicendo che il problema ormai si risolveva, che c'era stato un accordo tra il comune e la società e che avrebbero pulito il cimitero. Noi l'abbiamo pulito, domenica non abbiamo fatto la festa con le nostre donne perché era preminente per noi mantenere l'impegno. Abbiamo ripulito il cimitero. Oggi, venerdì, alle ore 18, qui ci sono i cumuli di spazzature. Ma è mai possibile tutto ciò? Signor Prefetto, lei ha fatto un'esortazione ai cittadini per essere collaborativi e per comprendere. Noi lo siamo, abbiamo compreso, abbiamo collaborato, ma non possiamo accettare che la spazzatura, i rifiuti del cimitero rimangano ancora all'interno del cimitero. Noi agiremo. La pazienza ha un limite. Noi porteremo questi sacchi, questi rifiuti negli androni, nei portoni delle istituzioni. Datevi una mossa. Sindaco, agisca. Sindaco, non chieda solo la solidarietà degli altri sindaci, delle altre istituzioni. Lei si deve muovere, perché da 5 anni è più che amministra questa città e quindi è il momento che si dia una svolta alla città di Reggio Calabria.